Qui BuzzBlog da Valenza. Oggi è sabato, giornata di mercato e come sapete noi siamo sempre a caccia di storie e abbiamo incontrato qui a Valenza Silvano. Ciao a Ciao. tutti, salve a tutti a BuzzBlog. Addio bei tempi passati, mia piccola amica, ti devo lasciare. Gli studi sono già terminati, abbiamo finito così di sognare. Io da bambino mi ritengo fortunato, ho avuto un po' il dono della musica, infatti all'età di 5 anni ho iniziato suonando l'armonica bocca. E dei vicini sul balcone a Santo Stefano Belbo, perché io sono originario di Santo Stefano Belbo, il paese di Cesare Pavese, nelle Langhe, hanno ascoltato, mi hanno regalato quella che si chiamava Bontempi di Mario, una piccola fisarmonichina, e io suonavo d'orecchio. E poi la passione è sempre continuata, facendo la breve, vedevo altri ragazzi che andavano in conservatorio, ho fatto la mia scelta, la fisarmonica non c'era. Allora, cosa si poteva fare? Ho chiesto pianoforte, ma mi dissero giustamente che gli sbocchi lavorativi non ce n'erano, perché o diventavi Arturo Benedetti Michelangeli o Pollini, o se no era difficile, poi non c'era il posto in orchestra. Allora, durante l'estate, ho pensato quale strumento mi piacesse. Naturalmente, come tutti i flautisti hanno visto Gazzelloni, il maestro Severino Gazzelloni, dal quale ho avuto la fortuna di fare qualche lezione, prendere qualche lezione, e ho scelto il flauto traverso e me ne sono innamorato. Ho avuto la fortuna di avere prima un'insegnante meravigliosa, Maria Antonietta Tacchino, che porto nel cuore, che è di Ovada, Castelletto, in queste zone, che purtroppo non ho più rivisto. La gioventù non torna più, quanti ricordi nel cuore, a Torino ho lasciato il mio amore. Tu mi hai detto, no, io sono un artista di Sì, piazza. di piazza perché ho la fortuna, dedicandoci molto studio, negli anni ci ho dedicato molto studio, non solo al flauto, ma alla fisarmonica perché ho iniziato. Poi per lavorare, siccome i concerti classici nel paese si facevano solo a Natale e a Pasqua, allora io sono passato a sassofono e di lì ho cominciato, insomma, la mia caratteristica è che amo suonare tanti strumenti. E cantare, mi piace molto cantare, la mia voce è da basso, basso baritono, quindi preferisco cantare le canzoni di De André, di Paolo Conte, della nostra zona, e insomma, tutto non si può avere dalla vita, va bene così, ogni tanto sforzo un pochino la voce, vabbè, però basta l'allegria e la compagnia. Sì, ero artista di piazza perché con l'esperienza, con gli anni, ho imparato che stando sulla strada si può dare fastidio magari ai commercianti, non tutti gradiscono. E allora preferisco dire di piazza perché ho visto degli artisti più bravi di me, in particolare una cantante che sta andando alla grande anche in televisione, una cantante lirica però moderna, che va a cantare così anche nei locali, portando delle arie che sono un po' più orecchiabili per le persone. E quindi faccio anche le piazze, le feste, feste, qua siamo in zona, no? Quindi festa di Canelli, festa di Moncalvo, festa di Valenza, Alessandria, Biella, Tortona, e più ne ha più ne metta. Non ti potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Abito a Casale Monferrato, sono nato a Castagnole delle Lanze, ho abitato sempre a Santo Stefano Belbo, ho avuto, adesso mi viene in mente col flauto, delle belle esperienze, dei concerti e così sono stato primo flauto dell'Orchestra Civica del Comune di Milano. È stata una bellissima esperienza con dei musicisti fantastici, direttore d'orchestra fantastici. Vabbè, erano contratti a scadenza, insomma, poi è stato, me l'ha ordinato il medico di farlo artista di strada o di piazza. Però
perché era un momento che era un po' così, un po' triste, un po' malinconico, e mi diceva: vai in mezzo alla gente, suoni, porti musica, e di lì è iniziata questa avventura che sono ormai anni. Ricordi quelle sere, passate il Valentino, col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Ho un repertorio che spazia molto, quindi vabbè, alle volte si può sempre ancora aggiungere, però sì, devo dire, va molto il liscio, cosiddetto liscio, che diciamo meglio la musica da ballo, no? In generale, la musica da ballo, perché è una musica che in fondo trasmette allegria, no? E, tranne qualche brano che magari può trasmettere un po' di malinconia. E quindi io alle volte metto anche i concerti di musica classica dove sono preparato, dove ho fatto i miei studi. Quindi spazio, non dico proprio jazz, comunque faccio Ragazza di Ipanema, Desafinado, che ho imparato stando sulle navi Costa Crociere, perché lì c'era un pubblico internazionale, quindi è stata una bella esperienza che mi ha arricchito. Com'è andata oggi qui a Valencia? È andata bene, c'era un po' il tempo un po' coperto, magari le persone, però diciamo che mettendo una parola, suonando dei brani allegri, la gente risponde di più perché viviamo in un'epoca molto difficile. E vedo che quando sono brani allegri, la gente risponde di più. La musica può sempre curare. È stata una cura per me ed è una cura per gli altri. Infatti è un lavoro, è un'arte così bella perché è condivisione e quando qualcuno si avvicina è raro, no? Perché le persone sembrano un po' intimidite, non so al sud se magari siano un po' più festaioli, no? Ma quando si avvicinano e cantano, non tutti i giorni è così, quando cantano con te, ballicchiano, poi i bimbi, io adoro cantare le canzoni per i bimbi ed è sempre una gioia, ecco. Grazie Silvano, ci puoi Grazie. lasciare con un accenno Sì. di flauto? Sì, Hai dai. voglia? Sì, certo, dai. Allora, Allora. un brano che mi piace molto perché sia popolare che classico, sono le variazioni dal tema di Paganini sul Carnevale di Venezia. Qui Buzz Blog, salutiamo Ah, sì. e vi lasciamo tutti con le note di Silvano. Thank you.